Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano che Cayetana aizzerà i condomini di Acacias 38 contro Ursula. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Cayetana Sotello architetterà una tremenda vendetta nei confronti di Ursula Di Centa per averla smascherata di fronte a Mauro e Teresa. La Dark Lady, infatti, rivelerà tutti i crimini commessi dalla vecchia istitutrice durante il carnevale ad Acacias 38. A questo punto la Sotello aizzerà i condomini indignati contro l'anziana donna che rischierà di morire linciata. Ursula tradisce Cayetana. Ursula Di Centa diventerà la protagonista delle prossime puntate di Una Vita. Tutto comincerà quando la vecchia istitutrice rivelerà a Mauro tutti i crimini commessi da Cayetana Sotello fino a svelare dove si trovano i cadaveri di Herman e Manuela della Serna. Le anticipazioni svelano che Mauro e Teresa decideranno di procedere alla riesumazione dei corpi. San Emeterio e la maestra riferiranno all'avvocato Alvarez Hermoso che un operaio aveva visto qualcuno occultare i cadaveri sotto le fondamenta del collegio intitolato a Carlota della Serna. In seguito Felipe scoprirà che il presunto operaio in realtà era Ursula Di Centa. Infine la Sotello, avvertita da Mendes, si opporrà alla riesumazione delle salme incolpando di tutte le malefatte l'educatrice. Ursula linciata dai condomini di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda tra fine settembre e inizio ottobre, svelano che l'agente di polizia dovrà accettare le imposizioni della Dark Lady sebbene voglia verificare prima se le segnalazioni sui cadaveri siano veritiere. Nel frattempo ad Acacias 38 Lolita organizzerà una manifestazione carnevalesca seguendo le usanze di Cabraigo. La serva, infatti, proporrà a tutti i residenti di preparare un fantoccio raffigurante una delle persone più odiate. La scelta dei vicini ricadrà sulla Di Centa mentre la Sotello comincerà a spargere sentenze su di lei. L'algida bionda, infatti, incolperà la vecchia istitutrice di essersi presa a gioco del povero Maximiliano e di aver incendiato la deliciosa dove avevano rischiato di morire sia Manuela che Giuliano. A questo punto Ursula rischierà di essere linciata una volta rientrata da Acacias 38. Sarà la stessa Cayetana a mettersi a capo dell'inquisizione. Quando la situazione starà per precipitare Mauro e l'ex marito di Celia interverranno e prenderanno le difese dell'educatrice bloccando la gonna. Infine Cayetana chiederà a Ramon Palacios di acquistare il collegio e metterà l'insegnante Matilde come nuova direttrice prima di andare in commissariato a svelare la verità sulla morte di Tirso.